Non so, ho paura di ritrovarmi sola. Ho paura di crescere, vorrei tornare. Non vorrei crescere in fondo. Non ne ho mai voluto sapere. Non mi lascio giudicare dai risultati. E che risultati bisognava avere? Ce la farai? Io non posso darti una mano, ma tu ce la farai. Hai toccato dei temi molto importanti, quelli dell'aldilà. Si è detto che il paradiso è la beatitudine eterna, che il purgatorio è uno stato momentaneo, ma non certo una sala d'attesa. E hai parlato anche dell'inferno, la dannazione eterna. Oggi si tende ad affermare che l'inferno è soltanto una figura simbolica. Ma come mai non c'è niente qua dentro? Magari ce l'hai con me perché tu sei andata dentro prima. E comunque, come ben sai, adesso che tocca a me, come hai detto tu, io me ne devo fare 6 anni. E poi mi sembra che tu non abbia nessuno che ti aspetta fuori, cosa che invece io ho. Perché se non lo sai è una bambina di 18 mesi. Bel problema. Ma c'è una specie di asilo? C'è qualcosa? Ci sono delle stanze speciali? Non lo so, possono uscire di più? Non ne ho la minima idea. Io non sono madre. Non sai di nessuno che potrebbe darmi una mano in questo senso? No. Mi dici dov'è François? Non lo so. Sai niente? Io ho tagliato i ponti con il passato, ma non mi frega proprio niente. Quindi non si può andare dentro con una bambina, in sostanza.